انا والناس مدي من الحمدانيه قرقوش. لما بدينا ننهزم من قرقوش الساعه 7 الصبح وقع الحاونين وتوفوا اطفال اثنين وتوفت بنت كان خطوبتها بنفس اليوم. فهاي كانت علامة من المسيح. تقريبا 6 أشهر 7 أشهر قلت لبارة العروض. والله من مؤونة صعبة إلا خاصة أني تنام علقة بقاه ونحو يعني حيلة يعني فد مرة معلقة يعني بقون يعني دا أي إذا يعني كثك محقق باخي أنا ما لحام لأنه غادي عم يقتل وعم يتهرب وكل العالم عم يرد عن نزرع بطيخ لأنه إجوا جيش الحر وقتلوا جيش الحر Non possono tornare in Siria perché li uccidono tutti. Come i bambini che abbiamo appena visto, famiglie intere, padri, madri, neonati e ragazzi anziani, sono costretti a lasciare le loro case a causa di guerre, persecuzioni, fame. Arrivano, seguendo rotte di terra e di mare, non solo dalla Siria, ma da tutti quei luoghi nel mondo dove il presente è a rischio e il futuro un sogno. Sono i profughi, 60 milioni oggi, tanti quanto tutti gli italiani, ma cittadini di uno stato fantasma. Quest'anno la campagna Tende di Avsi propone di sostenerli lungo il loro percorso, ci invita a fare un pezzo di strada con loro. Come? Appoggiando 6 progetti che si snodano lungo il viaggio in cerca di una vita dignitosa. La prima tappa di questo cammino, Aiutiamoli a casa loro, è una serie di 3 progetti che puntano a supportare, finché è possibile, chi vuole provare a rimanere nella propria terra. In Sud Sudan, col progetto Nutrire l'Umano. In Siria, col progetto Resistere ad Aleppo. In Iraq, col progetto Ricominciare a Erbil. La seconda tappa ha come obiettivo aiutarli nelle terre di mezzo, in Libano e Giordania, dove nei campi profughi da anni sostano persone sospese nel tempo e nello spazio. E il progetto L'Ultimo Miglio. Infine, la terza tappa. Accoglierli quando arrivano a casa nostra, in Italia, con i progetti hub della Fondazione Arca e dall'accoglienza all'autonomia della Caritas Ambrosiana. Non è vero che di fronte alla sfida epocale del nostro tempo, guerre e migrazioni, noi possiamo solo assistere sgomenti, spaventati, passivi. Con la partecipazione di ciascuno, possiamo affrontare questa sfida, governarla, umanizzarla. I profughi e noi siamo tutti sulla stessa strada. Dona ora e costruisci non solo un futuro, ma anche un presente migliore.